Picciotti, rieccoci con la rubrica settimanale in cui commentiamo il nuovo capitolo di One Piece. Prima di iniziare, vi chiediamo di mettere like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere alcun nostro video. Inoltre, ci trovate su altri social, come Facebook ed Instagram, ma anche su Twitch, e abbiamo anche aperto il gruppo Telegram ufficiale del canale. Vi lasciamo tutti i link in descrizione. Bene, adesso sigla e si comincia! Salve picciotti, bentornati su My Anime Academia. Oggi parliamo del capitolo 1031 di One Piece. Non perdiamo tempo e iniziamo con il riassunto. Il titolo del capitolo è Il guerriero della scienza. Il capitolo riprende dal colpo subito da Big Mom, con Kid e Law che sono esausti. Law comprende che il risveglio di Kid consista nell'assegnare un campo magnetico e gli chiede quanto duri, ma Kid non vuole rivelarglielo. Improvvisamente dalle macerie riemerge Big Mom, più infuriata che mai. Attraverso il Soul Focus, con la tecnica chiamata Vita o Oshiruko, strappa via una parte dell'anima di tutti i subordinati lì intorno e crea dei nuovi Omis. Poi sacrifica perfino un anno della propria vita per diventare ancora più grande e ancora più forte, tra lo stupore di tutti. Big Mom lancia il guanto a Kid e Law, ma i due non arretrano di un millimetro. Intanto Apu sta ancora cercando di convincere Drake ad allearsi a lui, ma il Marine non sembra disposto ad accettare e continua ad attaccarlo. Improvvisamente fa breccia a Yamato e Apu cerca di portarlo dalla propria parte. Yamato affretta e colpisce Drake, che cerca di spiegargli che lui non è più dalla parte di Kaido perché non è più dalla parte dei Tobiroppo. Senza alcun motivo apparente, il Number fuga insegue Yamato nonostante la disapprovazione di Apu, che cerca di fuggire dallo scontro con gli altri due Numbers per continuare a provare a portare Yamato dalla propria parte. Intanto, al secondo piano, Brooke e Robin stanno fuggendo, braccati dagli agenti mascherati della CP0. Robin spiega che anche all'interno dell'elite della CP0 gli agenti mascherati rappresentano la sottocategoria più potente combattivamente parlando. Subito dopo, vediamo l'agente mascherato a capo del gruppo utilizzare il Soru. La scena si sposta alla Sala dei Piaceri, dove Sanji viene aggredito verbalmente da alcune donne che proteggono una ragazza. Accusano Sanji di aver fatto del male a questa ragazza, ma il cuoco sostiene di non aver fatto nulla, mentre la confusione lo tormenta. Il cuoco rivive nella sua mente ciò che è successo poco prima, mentre correva nel castello. Una geisha della capitale dei fiori si poneva dinanzi a lui, che con una espressione seria passava oltre. Dopo quella sua espressione facciale, vediamo la geisha al suolo, insanguinata e terrorizzata. Sanji è mentalmente a pezzi e si chiede quale tipo di persona sia più utile per il futuro re dei pirati. Un uomo incapace di fronteggiare una donna o un guerriero forte e senza scrupoli? Il cuoco si rassegna, non conosce la risposta. Volente o nolente, le sue abilità sopite si sono risvegliate, ma ha preso una decisione. Terminerà lo scontro a modo suo, senza che la tuta gli rechi ulteriori cambiamenti. Senza esitazione, tira fuori la tuta Germa e la distrugge calpestandola, tra lo stupore di Queen. Poi prende un lumacofono e contatta Zoro, che si trova fuori dal teschio assieme a King. Dopo avergli detto di aver piazzato lui stesso un lumacofono nei suoi vestiti, Sanji parla seriamente a Zoro. Alla fine della guerra, dopo aver vinto contro l'armata di Kaido, se le acque si saranno calmate e Sanji non sarà più se stesso, Zoro lo dovrà uccidere. Senza troppi giri di parole, lo spadaccino comprende, passa e chiude. Dopo aver chiuso la comunicazione, Sanji sparisce dalla vista di Queen, che lo nomina ancora una volta figlio di Judge. Sanji riappare dinanzi al brachiosauro, completamente infuocato ed infuriato, e con la sua tecnica Ricordi Infernali lo scaraventa lontano con estrema violenza. Per Queen è l'inizio della fine. Picciotti, eccoci con le riflessioni del capitolo 1031 di One Piece. Partiamo analizzando quello che vediamo nello scontro tra Big Mom e Law e Kid. Come era prevedibile, il colpo finale sferrato da Kid non ha messo KO la Yonko,
però ha sentito il colpo, tant'è che l'imperatrice si complimenta coi due per essere riusciti a metterla in difficoltà come non succedeva da decenni e sfodere una tecnica inedita, Life Orb Oshiruko, con la quale preleva anni di vita dai soldati semplici lì presenti e addirittura si toglie lei stessa un anno di vita, assumendo un aspetto gigantesco, come è stata ribattezzata Bigger Mom. È curioso che Law chieda a Kid fin dove si può spingere il potere di quest'ultimo. È probabile che abbia qualcosa in mente, vista la sua rinomata dote da stratega. E furbescamente Kid non rivela tutto del suo potere, visto che Law rimane comunque un suo rivale. Cosa potrebbe avere in mente Law? Forse nulla in particolare, e vuole solo capire quanto potrà resistere il suo alleato. O forse ha già in mente una mossa che potrebbe essere quella finale. Lì vicino c'è una spada che farebbe al caso loro. Riuscendo a tenere ferma l'imperatrice, poi Kid potrebbe darle il colpo finale, proprio con essa. Chissà. Comunque lo scontro sta procedendo bene e personalmente sono molto curioso di vedere qualcos'altro dei poteri del risveglio di Law e magari sapere come diamine abbiano fatto a sbloccarlo. Ma ne ritorneremo a parlare lunedì col nuovo video, non vi preoccupate. Ciò che invece mi preoccupa è la continua presenza di Apu e dei Numbers. Non di certo perché rappresentano un pericolo, ma vedere questi momenti morti non so voi ma mi spezza un po' l'hype. Con tutto quello che potremmo vedere, pensate all'attesissimo scontro tra Raizo e Fukurokujo, in questo momento della battaglia vedere un litigio tra Apu e Drake mi smorza un po' gli entusiasmi. L'unica cosa che potrebbe interessarmi è magari qualche informazione sulla Marina Sword che Drake potrebbe fornirci. Non ci resta che sperare che ciò accada. Per quanto riguarda invece la fuga di Brook e Robin dagli agenti mascherati della CP0, possiamo dire qualcosina in più. Il fatto che essi rappresentino gli agenti più forti di questa particolare Cypherpol mi ha messo molta curiosità, perché significa che sono persino più forti di Rob Lucci, o quantomeno al suo stesso livello. Va da sé che Brook e una Robin stanca dallo scontro con Black Maria non possono minimamente tenere loro testa, quindi è altamente probabile che sarà Jimbe ad occuparsene, visto che è Brook stesso a chiedergli di venire da loro per occuparsi delle fiamme. Reputo comunque difficile un ennesimo rapimento della nostra archeologa, e per mano di un perfetto sconosciuto poi. Se veramente Oda ha intenzione di far rapire Robin, credo che questo compito verrebbe affidato a qualcuno che conosciamo bene, e che quindi ci fosse una vera e propria costruzione narrativa del rapimento. Quindi l'informazione sulla loro forza penso che serva a farci percepire il pericolo della situazione, ma non a tal punto da pensare seriamente ad un rapimento. Infine, passiamo al momento clou del capitolo, ciò che accade al nostro cuoco preferito, Sanji. Innanzitutto notiamo il cambiamento del verso del sopracciglio sinistro, suggeritoci da Oda per mezzo del flashback con suoi fratelli, quando colpirono una cameriera davanti a Sanji. Questo cambiamento rappresenta certamente una variazione nel corpo del cuoco. Sembrerebbe che Sanji abbia assimilato tutti i poteri della tuta senza più bisogno di indossarla, cosa che apprezzo, perché permette a sopracciglio a Ricciolo di ottenere finalmente il suo power-up, ma senza diventare un banale Power Ranger. Infatti, prima della mossa Hell Memories, sembra che Sanji sparisca, proprio come faceva con la tuta. Ma finisce qui l'insieme di abilità apprese da Sanji? Secondo me no. Per la chiusura dello scontro mi aspetto di vedere qualcosa in più, e spero che questo qualcosa in più sia legato alla capacità di produrre delle fiamme. Ho poi apprezzato particolarmente il momento tenero tra Zoro e Sanji, con lo spadaccino che a modo suo cerca di supportare emotivamente il compagno dicendogli di non morire, dando così un enorme attestato di stima nei confronti di Zoro, che Sanji reputa essere l'unico della ciurma capace di portarsi questo fardello. Per concludere, non credo che Sanji abbia realmente colpito la geisha, piuttosto credo che sia tutta una messa in scena per colpire Sanji nel suo punto debole. Trovo anche insensato che le altre geishe, vedendo la forza di Sanji, non si spaventino e piuttosto gli lancino delle pietre, quasi come se sapessero che lui non avrebbe reagito. Quindi picciotti, queste erano le riflessioni sul capitolo. Fateci sapere qui sotto nei commenti quelli che sono i vostri pareri sul capitolo. Inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella, per non perdere alcun nostro video. Noi ci vediamo lunedì per un video specifico sul risveglio dei frutti del diavolo. Alla prossima, sayonara! Bene ragazzi, il video termina qui. Speriamo che vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, condividete e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Sayonara!